Sofia Costantini, una delle 13 tentatrici presenti nell'edizione autunnale di Temptation Island 2024, è stata finora tra le single più affiatate. Fin dalla prima puntata, ha mostrato un legame speciale con Alfred Ekator, fidanzato di Anna Acciardi. Sofia Costantini, 27 anni, vive a Milano, ma le sue radici sono marchigiane. È una studentessa di medicina veterinaria, ma ha anche lavorato come modella. Sportiva, ha praticato equitazione e salto ostacoli per anni, insieme al tennis, non mi sono fatta mancare nulla. Ora mi dedico a Pilates e palestra, ma da piccola ho sempre ballato. E le sono sempre piaciuti i ragazzi sportivi. Non è nuova al mondo televisivo, nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. In passato, è stata fotografata accanto al calciatore Nicolò Zaniolo, con il quale avrebbe avuto una breve frequentazione. Su Instagram, dove il suo profilo è privato, vanta quasi 200.000 follower. Le passioni di Sofia Costantini. Attualmente frequenta il terzo anno di medicina veterinaria, e pur essendo un po' fuori corso, afferma con sicurezza, ho tutti 30, quindi me la cavo. Sofia si descrive come ambiziosa, estroversa e positiva. Le persone apprezzano il fatto che sappia ascoltare. Il mio sorriso mi aiuta a connettermi con gli altri. Guardando avanti, spera di essere realizzata sia sul piano lavorativo che personale. Voglio una persona accanto con cui condividere i miei successi. Sofia è uscita con Alfred, ma ora si sente e si vede già con un mio amico con cui già si frequentava prima di Temptation Island. Deianira, l'esperta di gossip, non ha fatto altro che riportare il messaggio di una fan che lei stessa ha ricevuto. Se così fosse, tra Alfred e Sofia si sarebbe trattato solo di un fuoco di paglia a uso e consumo del programma di Canale 5. E, per di più, Sofia avrebbe già cominciato a uscire con un altro ragazzo che conosceva prima di entrare nello show. Non è dato sapere se il gossip sia fondato o meno, ma di sicuro la rivelazione è ancora più sconvolgente del bacio che si sono scambiati Alfred e Sofia. Tanto rumore per nulla?